Se basteranno se li cogliamo, se la cogliamo. Se... Ma c'è un cooldown per i colpi? Dall'Italia, nell'angolo di destra, abbiamo I'm Scared. Di Ivan Zanotti. E mo coi nomi non hai che ho tutta questa memoria. Ivan Zanotti. Nel mezzo di Ivan Zanotti. Ti mettiamo alla prova la memoria di Nicola. Facendo una ricerca esce Ivan Zanicchi per prima. Però è vero, Ivan Zanotti è la mente dietro I'm Scared. Vedi, la mia mente funziona in modo strano, è un po' come le vie del Signore, sono infinite. Questo gioco ci ha stupito per tante robe che sono successe. Ora, noi vi consigliamo di scaricarlo, tanto è gratis, ok? Quindi nell'eventualità, prima di vedervi questo video, scaricatelo perché è una bella esperienza, non dura tantissimo, con un'oretta e mezza ve la portate a casa. Ora, iniziamo perché ci saranno anche degli spoiler interni. Soprattutto adesso sembriamo espertoni, ma guardate quanto eravamo smarriti all'inizio. Noi italiani siamo famosi per la pizza, mandolino, i baffi neri e... e il cappello. La coppola. La la lupara. No, la lupara è di altri tempi. Invece la coppola si usa tutti i giorni. La violenza negli stadi. Ma siamo famosi per tante cose. Ivan Zanotti. Che in realtà è uno sviluppatore poliedrico perché collabora anche con diversi team, ci ha inviato il suo gioco sfatto nel 2016. Sì. C'è una versione del 2022, ci ho detto di sfatto. Ma non so se è sfatto. Benvenuti in I'm Scared. Questa è la prima e ultima volta che leggerai questo messaggio. Ti suggerisco di leggerlo, poiché farlo è fondamentale. Premi E per procedere. Per funzionare correttamente, I'm Scared ha creato una cartella sul desktop solo per te. Per favore, assicurati la cartella sia sempre lì. Se la cartella non dovesse crearsi, c'è un problema e forse dovete crearla manualmente. Prima di cominciare, ho bisogno tu sappia che questo gioco cercherà di ingannarti quanto più possibile. Nel caso dovesse accadere qualcosa o il gioco dovesse arrestarsi, per favore, sentiti libero di controllare la cartella di gioco per eventuali anomalie. Prima di cominciare, però, tieni conto che questo gioco è diverso dagli altri. Questa prima area ha lo scopo di insegnarti i fondamentali, un tutorial. Muoio usando il mouse e premendo i tasti WASD. Non ho letto Shift forse. Ok, vedi, pixelloso. Ok, c'è scritto, vieni. E abbassati con control. Oh, grazie a Dio che non si abbassa con C. Tu sì che sei uno sviluppatore. C'è un fiore lì. Accovacciati con il tasto control e raccoglilo. Hai raccolto fiore rosso e si è tolto la nebbia, è diventata nera. Ora portami quel fiore. Ma tu dove sei però? Sarà lì indietro. Conosco solo la parte iniziale. I'm Scared, a Pixelated Nightmare. Premi A D per cambiare il menu. Oh, che carino. Molto carino. Ok, noi siamo in una stanza. L'armadio è chiuso. L'armadio è chiuso. C'è scritto Exit. Cioè, controlla il resto, però. Bisogno di un cuore per aprirlo. Un cuore ha bisogno. Sotto il tavolo c'è una chiave. Però non è un cuore. La prima chiave. Secondo me finirà che devi dormire. Ah, sarà qua. È sangue? Beh, non lo so se è sangue, effettivamente. C'è una pole. Pensavo di essere morto perché mi sono suicidato lì, ma invece scendeva automaticamente. Quindi in casa nostra c'è un una porta. Diverse porte, un sottoporte. C'è solo quella porta aperta. Diverse porte, allora andiamo a vedere ogni porta, entriamoci. Tanto credo che le stanze siano piccole. Ok, una casa con una sedia enorme. Una libreria. Guarda che ci puoi entrare dietro. C'è qualcosa sul muro.
Lì, per la parte nera. Grande, una finestra. C'è una sedia con un cappio. Bubu. Peccato Bubu. 7 te manca. Che cosa... C'è una sedia... Ah. Chiave rugginosa, però non, di cuori ancora non... Bene, quindi abbiamo una chiave rugginosa. Posso dirti che per ora mi sta intrippando parecchio? Ah, eccolo. Non serviva una porta rugginosa, ma una porta. Siamo, siamo dentro un cuore, credo. Siamo dentro un utero, mi sembra. Cuore. Oh. Cuore pulsante. Si è verificato un problema, quindi sei stata arrestata per inquinare i danni al computer. Se la prima volta che appare l'errore relativo a controllare la cartella del gioco e riavviarlo. Quindi adesso andiamo a controllare se effettivamente c'è questa cartella. C'è la cartella del gioco. Senza della quale il gioco non è sul tuo desktop. Sul mio desktop. Ma prima lo troviamo, Esiste un modo per trasformare un'entità in dati. Forse questi dati godono di vita propria ed è difficile distinguerli dai normali file del computer. In ogni azione quotidiana, mentre si ha il computer, questa entità formata da semplici byte può osservarci, studiare le nostre abitudini e paure. Il gioco è semplice. Mettere in piedi i piedi sulle frecce e la chiave. Se vieni preso, hai perso. Il suono ne preannuncia l'arrivo. È white face. Credo che ci sarà un sacco di asci in quel file. Giochiamo ad inseguirci. Inseguirti. Grazie, Whiteface. Una freccia. Devi mettere i piedi sulle frecce. Sto vicino, allora. Ma che c'è scritto? Non lo so. Però mi sta dietro. Credo che l'audio sia semplicemente più alto del normale. Che sta scritto lì? Boh. In Zeup. Ah, ma quindi devo premere tutte le frecce. No. Una specie di corsa. Sembra la bambina di Baldo. 50 dindi ti danno. Mi sa che io... Mi sa che mi ha piato. Preso lentamente. Ah, ti dà. Devi andare piano. Devi andare lentamente. Perché se vai veloce. Ma non funziona così. Questa, perciò te l'ha mandato sul gioco. Ti vuole insegnare sta cara. Ma non funziona così. Inizierà la stessa musica. Infatti. Non lo faccio lentamente, la faccio velocemente. Miseria. Lentamente una sega lentamente. Forse dovresti veramente fare un passettino alla volta. Ho preso tutti. Piano piano, vai a camminare. Non ti fare questo. No, non significa niente lentamente. Ma se la scrivi... Aperta la porta. Questo non significava niente lentamente. E che c***o qua? Ta miseria. Io amo guardarti. Guarda, pisci tu che perdi sangue, no? Seguiamo il sangue. Chiave del cancello, torniamo indietro. Adesso, jump scare, adesso. Ok. Sto soffrendo. Uno di loro mente. Ma uno di chi? Penso che ce ne siano più di Whiteface. Però bella, l'atmosfera l'ha saputo costruire. Assolutamente sì. Il nostro italianissimo amico ha fatto un ottimo lavoro. Con pochissimo... Sì, veramente pochissimo. Ok, avevo il cuore. Hai usato il cuore. Fine. Io non ho capito perché... È ancora aperto. Non ho intenzione di lasciarti andare. Non avrei dovuto spronarti ad andare avanti. Segui le mie istruzioni. Non lasciarti ingannare dall'aspetto del gioco d'ora in poi. Se le cose cambiano, arriva. Prendi tempo e cerca di uscire. Ok, riaprilo. Cambiato tutto, ovviamente. Chiaramente eravamo smarriti perché il gioco aveva un sacco di componenti
anormali per un videogioco. Sì. Questo file di testo, l'interazione tra il tuo PC e il gioco. Quindi all'inizio non eravamo pronti all'esperienza, però è stato divertente proprio perché ti invitava a fare delle cose, erano dette, però ci dovevi arrivare un minimo. Perché si è accesa la luce? Non voglio morire, ho paura. Non dobbiamo credere a quello che... Alcuni di loro mentono, magari non tutti. Però chi è che... Questa è la mia stanza. Vedi quanto è buio qui? Fa freddo. Ma posso guardarti? Si sta avvicinando. Guardami. Hai paura? Io ho paura. Oh, che caro. Ha splattato mezzo mondo. Ma che fa? Che rumore. Però sono belli i rumori, eh. Molto inquietante. Ti aumenta un po' d'ansia. No, no, veramente lo ha pensato bene. In molte cose è davvero efficace. Con così poco a livello visivo, poi, eh. Numero 2. Come lo sapevo. Ci sto capendo più niente. A livello di mappa mi sono perso. Secondo me è meno complicato di quello che sembra. Sì, beh, sicuramente, però. Siamo tornati dentro. È molto carino, però. È proprio un trip. Congratulazioni. Sei giunto alla fine. Ma da qui non puoi andare via. Resta con me. Io rimarrò sempre qui. Guardandoti. Sei tornato alla sedia col cappio. Porca! Ho timore di non potertelo lasciar fare. Nutrimi. Spargimi, gioca con me. Ti appartengo. Fine. Io ho un mucchio di nomi. Uno di questi è Har. E praticamente ti ha sbloccato un altro nome che sarà un altro livello. Sì. Ma che figo! Tra l'altro, chissà se è una citazione al film con Joaquin Phoenix. Il problema è che non esce più. Ho preso vita, è reale, sto cambiando un angolo l'ultima volta. Che forma prenderà? È solamente lo spettro dell'inganno. Io però c'è qualcosa che non mi torna in come il gioco si chiude e ricomincia. Forse c'è stato qualche crash. Puoi andare in giro? Senti, il gioco... ha fatto finito. Dici? Ho detto silenzio. Però me lo fa ingazzare. Che figo. Hai visto la manina? Buttati nella porta infinita di prima. Secondo me dopo un po' qualcosa trovi. Secondo me no. Tutta la miseria. Eccola lei. Lei è Her. Non credo che si faccia così, eh. No, secondo me c'ha senso. Certo che ha senso. Ah, ah, la freccia. Finezza, caro amico, finezza. Cioè, ora immaginatevi sto gioco... Graficato dietro l'altro. C'era un tasto che ho premuto, credo. Immaginate sto gioco con una grafica all'Outlast. Sarebbe, cioè, in America farebbe uno sfondo sto gioco. Su Twitch farebbe uno sfondo sto gioco. Boh, arrivati a un certo punto io mi sono pure sbilanciato, ho detto: "Madonna, quanto è figo sto gioco, ma
ti immagini questo gioco con una grafica alla Outlast. Però effettivamente, ripensando alla natura del gioco, al fatto che il gioco stesso sembri un virus nel tuo PC, forse una grafica troppo curata non avrebbe fatto lo stesso effetto. Non avrebbe fatto lo stesso effetto, e soprattutto, vista la cura della grafica, avresti pensato è possibile. Ma in un gioco con una grafica di questa tipologia pixelata, no? Quindi un po' retro, ci sta che ci siano queste robe che possono anche sembrare errori. Tant'è che noi tante volte ci siamo detti, ma è un sei errore, buggato, si è buggato, si è rotto. Invece no, era tutto voluto. Molto solido in realtà. Pure in ascensore non si può stare un attimo tranquilli. Soprattutto in ascensore non si può stare tranquilli. Bambini satanici qua. Ma però non potete far così, io già non ci... Non ci vado lì. Io comunque non ti prendo. Non ti fanno nulla, semplicemente si abbassano. Ti danno fastidio durante l'esplorazione, ma non hanno... No, non ci sono passato vicino, eh. Sto sempre a una certa distanza. White face. Se la schermata riappare, procedere come segue. Eseguire il controllo diagnostico del sistema per accertarsi che il gioco non sta cercando di ingannarti. Ha ingulato come al solito. Vediamo un po' che è successo. T'ha aperto una sola stanza? Io ho rotto la cosa. Beh, siamo arrivati abbastanza in fretta sto giro. Sento a sinistra. Vedi che si allontana. E il piano devi seguire. Ma quando tu ti giri su te stesso non succede niente quando scendono quelli. Frecce. Porca. Chiave della metro. Stazione, metro. Ma siamo in metropolitana. Sono le 12:40. Sono le 12:48. È l'ora nostra. La macchina per i biglietti. La puoi usare? Forse non c'ho i soldi. 12:49. Orari dei treni, 7:45, 8:23. Lavoro, casa, verità. Devi cambiare l'orario. Sì. Psicopatico proprio, eh. Psicopatico, ma sei bravo, cazzarola, sei veramente bravo. Ragazzi, ci ha fatto il biglietto. No, beh. Senza rumori. Tacci vostri. Sento qualcuno. Spero tu abbia raggiunto questo riquadro in un minuto. C'è un nuovo file nella cartella di gioco, ma so che vuole liberarsene. Spero sia ancora lì. Così non fosse, mi dispiace. Spero tu abbia raggiunto questo riquadro in un minuto. Se siamo arrivati qui senza che fosse mezzanotte precisa, non succede quello che deve succedere. Quindi devi... Però c'è qualcuno che reimposta l'orario. Di nuovo a mezzanotte dobbiamo stare. Però vedi che si alza sempre di più, diventa sempre più grossa. È uscito. Qualsiasi cosa fosse adesso è qui.
Vieni a affrontare la vita. Ragazzi, questo è uno sviluppatore italiano del nostro paese. Ha fatto la prima cosa che si deve fare quando si sviluppa un gioco da soli. Cioè non puntare troppo in alto, fare un paio di cose ma farle veramente bene. E con delle idee fuori dal coro, perché qui ci sono delle belle idee fuori dal coro. Sappiamo che questo gioco ha avuto tanto successo prima, noi siamo arrivati molto tardi. 2016 mi pare. È molto, è un po' zanotto il gioco, però se li porta bene, questo è un gioco evergreen se vogliamo, sì, perché la grafica è evergreen. L'identità dello sviluppatore, secondo noi, alle prime armi, che poi lui secondo me tanto alle prime armi non è, però lo sviluppatore deve fare questo tipo di passaggi. Arrivare ad avere una bella idea, lo sviluppo non deve prendere tantissimo perché se sei da solo viene complicato, sì, e ci devono essere delle cose che devono farti esplodere il cervello. O comunque memorabili, o comunque che funzionano così tanto bene che ti incollano al gioco. Quando abbiamo aperto la rubrica di giochi nostrani, noi pensavamo proprio a prodotti come questo. E anzi, ci sentiamo pure un po' in colpa che non lo conoscevamo. Sì, insomma, sono Ivan Zanotti, bravo, e soprattutto sappiamo che hai fatto altre cose, quindi la carriera è proseguita e sì, andremo a vedere poi altre cose fatte da te. Noi ti vogliamo bene, e anche se Google continua a confonderti con Ivan Zanicchi, adesso per noi sei una stella polare. E quindi questo è un addio. Se le cose andranno come penso, dovrei sparare con il click sinistro, ma c'è da dirlo, dubito ti darà dei proiettili. Sei basteranno. Scambia mappa. Ma io non ho i proiettili, devo trovarli. Mi hai portato a ponderare la vita, a ponderare l'aspetto. Ho apportato cambiamenti pezzo per pezzo. Ah ah ah. Sto bevendo sangue. Vuoi che questo incubo abbia fine? Allora uccidimi di fronte al luogo in cui non ho letto. Ho perso la vita? E quindi nella tomba? No, dove avrà perso la vita? Se basteranno se li cogliamo, se la cogliamo. Se... Ma c'è un cooldown per i colpi. Bello, finito. Bravo. Ha scritto l'ultima cosa. Mi piacerebbe condividere una storiella con te. Non ho mai avuto la possibilità di vivere la tenera età, ma in tenera età mi capitava spesso di pensare cose orribili. Un giorno mio fratello dovette entrare in un negozio di elettrodomestici lasciando me sui sedili posteriori della macchina. Lo osservavo mentre entrava nel negozio, scomparendo tra le porte scorrevoli, al che la mia mente delineò uno scenario. Oh no, mio fratello è rimasto impalato su un qualche tipo di macchinario del negozio, c'è sangue ovunque, cosa dovrei fare ora? In realtà però io non ho mai avuto un fratello. In quanto Herr parlare non faceva proprio per me, volevo solo divertirti, forse dovrei tornare indietro o cambiare ancora. Hai fatto sì che io cambiassi, ora non ho più paura, no. Sono in pensiero. Forse è per questo che sto usando tutti questi punti a capo che non ho mai gradito molto. Forse ti lascerò giocare con me per un breve lasso di tempo anziché fare l'opposto. Ho ancora altri due segreti per te. I titoli di coda ne nascondono uno. Sarà divertente. Bravo, bravo, perché questo poi scopritelo voi, insomma, non vi... Non vi roviniamo la sorpresa, cioè nel senso, c'è ancora poco da scoprire, ma quel poco scopritelo voi. Tanto... I'm scared, penso giri anche sul vostro PC più vecchio e sfondato. Bravo,